La vergognosa situazione di una scuola elementare giarrese è allagata. 110 bambini sono stati rimandati a casa questa mattina. Il servizio. Siamo nella scuola Giovanni XXIII di Tre Punti di Giarre. Come potete vedere, in questa scuola piove. Siamo in compagnia della fiduciaria della Plesso che ci segnala, ci farà fare un tour dentro tutte le aule e vi mostreremo in che condizioni appunto devono studiare i bambini e soprattutto in che condizioni devono stare anche gli insegnanti. Salve, purtroppo da diverso tempo ci sono infiltrazioni continue di acqua in questa scuola e nessuno è venuto a sistemare o a tamponare questa situazione. Come potete vedere qui già dalle finestre piove e l'acqua filtra anche all'interno delle aule. Facciamo un giro e magari facciamo vedere ai nostri telespettatori quali sono le condizioni di questa scuola. Guardate, le condizioni sono veramente scandalose, cioè piove dentro la scuola. Anche perché l'acqua cade sul palco che è di legno, quindi danneggiamo anche il palco. Qui ci troviamo nei bagni, guardate in che condizioni sono anche qui, allora Laura ci dica lei. Qui già dall'anno scorso ci sono state infiltrazioni e quest'anno grazie all'aiuto dei genitori avevamo tinteggiato tutte le pareti, ma come potete vedere con le piogge autunnali la situazione si è ripresentata. C'è anche una fontana aperta lì? Perché non, le fontane si dovrebbero cambiare. Quindi lì l'acqua scorre sempre? Sì. Cioè ci sono le fontane che non funzionano? Sì. È sempre così qua? È sempre così. Allora, questo è un locale di servizio sempre della scuola Giovanni XXIII, guardate com'è il soffitto pieno di muffa per tutte le infiltrazioni d'acqua da tempo. Ma anche all'interno delle plafoniere, non possiamo qui accendere le luci perché sennò salta tutto l'impianto. Quindi siete senza luci in questo momento? Qui dentro sì, non possiamo accendere perché le plafoniere sono piene di acqua. Tra l'altro il rischio anche di caduta di calcinacci perché non sono venuti a controllare. Da quanto tempo c'è questa situazione? Questa situazione è dall'anno scorso. Quindi voi dall'anno scorso siete con questo soffitto così, che è anche pericolante e rischioso? Non, se è pericolante non lo so perché non sono venuti a fare i controlli, quindi non le saprei dire. Voi avete sollecitato dei controlli? Io periodicamente mando delle mail. A chi? Alla nostra segreteria, alla nostra direzione didattica. E loro poi la inoltrano al comune. E il comune non ha mai risposto? A noi no. Okay. Ogni tanto viene qualcuno però guarda e poi va via. Qui siamo nella palestra, anche qui piove, come potete vedere dal soffitto ci sono delle gocce d'acqua che stanno cadendo in questo momento e come ci dice Laura anche dalle plafoniere, che è rischiosissimo, pericolosissimo, perché voi immaginate l'acqua là dove ci sono dei fili della corrente elettrica. Quindi siamo in questo momento, l'acqua è in tutto il tetto e anche qui non ci sono stati controlli per quanto riguarda il controsoffitto. E qui ci troviamo invece in un'aula, allora come potete vedere intanto su questa scrivania c'è un bel po' d'acqua che cade chiaramente dal soffitto. E ci sono dei buchi come potete vedere e l'acqua cade sia sulla cattedra a terra, sia sul computer in questo momento è chiuso e sia sul videoproiettore che adesso abbiamo coperto per non danneggiarlo. E poi alle nostre spalle c'è un'infiltrazione, infatti qui piove se le mette la mano. Sì, possiamo vedere proprio, qui sta piovendo, ecco. Queste sono le condizioni in cui vivono. Basterebbe cambiare le canaline, sistemare le tegole, quindi non è un lavoro eccessivamente gravoso. Questa è un'altra aula della scuola Giovanni XXIII di Tre Punti, un'aula informatica. Un'aula che è anche d'aula informatica. Sì, ci sono tutti i computer, sì. come potete vedere. Anche da lì piove, sull'armadio per esempio, quello è l'armadio che ha tutti i collegamenti in internet. Cioè in quest'aula ci sono computer, ci sono una serie di attrezzature anche costose, però in questo momento sta piovendo. Allora Laura, approfittiamone per lanciare un appello. Che cosa volete voi? Che il comune provveda a ripristinare le condizioni che c'erano prima di 2 anni fa, quando l'acqua non entrava, quindi ripristinare il tetto, le canaline, in maniera che non accada più quello che sta accadendo adesso, cioè infiltrazioni continue di acqua all'interno del plesso e il danneggiamento dei materiali che ci sono. Questa mattina voi avete mandato i bambini a casa? Sì, tutti, tutti. A che ora più o meno? Ma appena sono arrivati noi già li mandavamo via, sia per le condizioni del tempo sia per l'acqua, anche perché i bagni sono impraticabili, quindi era anche pericoloso farli sostare qui.